Vuoi crediti sicuri, facili, veloci come Bolt? Su cosa aspetti, forza? Basta 10 volt! E con il codice ZVJackson, tutto maiuscolo, avrai uno sconto del 6%. Mi raccomando ragazzi, 500 like, tornerà subito un secondo episodio. Grazie Harvey per sta cosa, mo so cazzi vostra. Mixerti sulle batterie, senti qua. Lo avete cercato, lo avete chiamato, lo avete desiderato. E adesso siamo qua con la carriera giocatore con Dick Mann. Per chi non sapesse, vi lascio in descrizione il video di Dick Mann. Ragazzi, mi raccomando, guardatelo. Signori, andiamo a creare subito il personaggio. Allora, innanzitutto lo chiamiamo Liborio Dickman. Adesso voi mi direte che cazzo di nome è Liborio. Beh, che cazzo di nome è Liborio? Ma soprattutto perché è nell'FC Tokyo? Vabbè, a parte questo, dovevo dare un cazzo di nome a casissimo dato Liborio. E poi vabbè, FC Tokyo, andiamo a insegnare il calcio ai cinesi che non ne capiscono nulla. Intendevo giapponesi, ma vabbè, sognerante. Poi andiamo a farti bello bello. Allora, barba sotto gola, vediamo un po', così sembri un bel negro, così sembri un benzinaio. No, it's Narcos. Oh, sei strafigo così. È un po' come quella che c'ho io, tranne i baffi. Vediamo se ce n'è. Ah, è qua però. E i baffi, voglio i baffi. Datemene una completa con i baffi, dai, ci sarà. Stile barba. Oh, eccotela chi completa. Va bene, colore barba, direi di farti una barba abbastanza normale. Dai, non voglio essere troppo cattivo. Vediamo un po', guardate che bello Dickman nell'FC Tokyo. Dai, facciamogliela così. E ok, gli occhi. Ok, così è come ce l'hanno qua loro. Così è tipo Zill. Così è tipo un drogato. Bionda, 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 bionda. Ho visto un nero con la barba a bionda. Porco, porca. Ehi tipa, ehi bella. Con chi ce l'hai? A chi hai detto figlio di puttana? No, ti giuro che io non ho detto nulla. Prendo il volo. Volo. Non ci sono tipo i dilatatori? Il naso, mio Dio ragazzi, il naso tipo mi sbizzarrisco. Che bellino. Dov'è la bamba? Oh, ma sta uscendo fighissimo ragazzi. Cioè, guardate la bocca. Dai, non è possibile. Dickman quando non ha la droga? Dickman quando ha la droga? Ok, facciamogli un bel mascellone. Oh, te... figa, ma sei tipo un toro con sta cosa. No dai, perfetto, perfetto così il mento. Così sei ancora più figo. Mamma mia, ma quanto cazzo sei figo. Cioè, no, ma tipo non ho scelto neanche i ruoli, non ho scelto un cazzo, oddio. Non so tipo quanto è alto, non so nulla, non ho scelto un cazzo, ho sbagliato. Sarà una sorpresa ragazzi, l'unica carriera da giocatore dove il giocatore è una sorpresa, perché non sappiamo effettivamente, non vede l'ora di farsi valere per il club e il paese. Ma chi cazzo vuole giocare in Cina? Ma ci va per lei per i soldi. Beh, almeno tipo torneremo, diciamo, siamo tornati nel luogo dove ci ha lanciato, nel luogo di origine, invece prenderemo tipo i miliardi. Ma andiamo a vedere un attimo che cavolo di giocatore siamo. Dove sto? Ma che schifo che fanno. Ma non è più che schifo dell'altro. Oh, 18-71, ma siamo straforti. 77 velocità scatto, quanto siamo alti. Così tanto. 18 anni 1,85. Buonissimo, siamo a TT. Ci sta, guarda che cazzo di mascellona potente che abbiamo. Oh ragazzi, ci sta, ci sta. Inizia la carriera potentissima di Dickman. Purtroppo il primo anno sarà un po' schifoso giocare in Cina, però è così, proprio un anno giusto per allenarci. Giochiamo subito la prima partita, subito da titolari. Ok, col 14, ma la maglia la voglio fuori. Oh, 4-4-1-1, quindi siamo gli unici ATT. E io direi di andare subito a giocare questa prima partita contro Lomia. Ok signori, ci siamo partiti. Ok, io devo dire che tipo
non ho giocato completamente la carriera giocatore e l'unica cosa che ho fatto in questo modo è con la demo del The Journey, che ovviamente più avanti vi porterò, quindi boh, proviamo subito con Dickman. Dickman, attenzione, modalità campione, di solito gioco leggenda, quindi mi sono voluto mettere l'unica cosa a mio vantaggio. Cioè, insomma, avete capito, cazzo, non so parlare! Fai gestire alla squadra, che la squadra è capace, non è per niente vero, ma la squadra... Siamo tipo in fuorigioco di 8 km, ecco, questa cosa qua la sbaglio sempre. Dammi la palla, dai, dai che si imposta così, di nuovo, buono 1-2. Dai Dickman, buonissimo sulla fascia. Numata sarai tipo il mio terzino di spinta d'ora in poi. Mio Dio, spero di no perché fai talmente schifo. Dai, dammela, ma lanciami bene. Ok, devo far tutto da solo in questa squadra, non è possibile. Cioè, vai in mezzo, dai che c'è un bel cineone. Gol, signori, ho fatto l'assist. Dabbo, così a caso, perché si dabba everywhere e sempre. Ok, grande assist, primo assist, così, per questo bel cinoide. Signori, il vantaggio di giocare in questa liga è che i giocatori hanno dei cognomi sempre impronunciabili, quindi riderete sempre, quindi io farò più views perché voi riderete solo perché sono cinesi, perché dai cazzo, come ti fa a chiamare Ira Hoka? Ok, però io voglio fare gol, all'esordio. Già stiamo portando a casa un buon 7,6 che, signori, non è per niente male. Buonissimo. Ok Dickman, andiamo. Sei un bel torello. Facciamo un po' di finta di corpo. Oddio, l'abbiamo superato. Oddio, attenzione perché siamo in aria. Siamo in aria con Dickman. Il tiro di mancino di nome mediocre a mammeta. Fallo. Tu, arbitro cornuto, che sei? Perché mi fischi sti falli che mi cade voto a centrocampo a prendermi la palla? Come Ibra devo essere. Cosa fai? Ma se non c'hai neanche i piedi dritti, non fare i cazzo di tacchi, per favore. Ma cavolo, io devo dire tutto, io vi devo dire. Devo far tutto io. Tutto io. Dickman, stavolta vaffanculo, non la passo. Forse dovevo passarla, ma chi se ne... Vai a fare un cross. Buono! Dickman di testa! Ok, comunque il terzino lì sinistro cross. Almeno questo cross, quello lì di destra neanche ce la fa arrivare in mezzo alla porta. E la partita finisce qua. Vinciamo 1-0 con il nostro assist. Quindi come prima partita ci può anche stare. Ho vinto la maglia fuori, sì. Grazie, non sarà sempre questa maglia dentro. Accelerazione, percorre 3200, agilità, sto vincendo cose su cose. Vabbè, allora, dopo queste due partite ho deciso di far finire il video, quindi ragazzi, grazie per la visione di questo video, mi raccomando lasciate un bel mi piace, da telefono cliccatelo bene perché certe volte non li lascia. Non so cosa dirvi, sono mega esaltato, forse FC Tokyo.